Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Oggi voglio farvi vedere come realizzare questa splendida fascia per capelli. Per realizzare questa fascia io ho usato l'uncinetto numero 3 e ho avviato 90 catenelle. Comunque, per fare questa fascia bisogna avviare un multiplo di 18 più 10. Adesso vi faccio vedere come l'ho realizzata. Allora, io ho già montato la circonferenza della mia testa. Ripeto che bisogna fare un multiplo di 18 più 10. Quindi, una volta arrivata alle catenelle desiderata, adesso faccio le 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso nella decima catenella chiudo con una maglia bassa. Adesso faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e conto 1, 2, 3, 4 e 5. Conto 1, 2, 3, 4 e 5 e nella sesta catenella faccio un'altra maglia bassa. Faccio altre 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e sempre 1, 2, 3, 4 e 5 nella sesta catenella faccio una maglia bassa. Dobbiamo continuare così fino ad arrivare alla fine del giro. Una volta fatto questo e finito il giro, vado nella sesta catenella e chiudo con una maglia bassissima. Adesso iniziamo il secondo giro. Inizio facendo le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi dentro questo archetto devo fare altre 8 maglie alte, di un totale di 9 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Adesso vado nella terza catenella dell'altro archetto e faccio una maglia bassa. Adesso faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado a fianco nell'altro archetto e faccio nella terza catenella un'altra maglia bassa. Poi vado a fianco nell'altro archetto e faccio le 9 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E quindi ripetiamo di nuovo. Vado nell'archetto a fianco, nella terza catenella faccio una maglia bassa. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e sempre nell'archetto a fianco, nella terza maglia catenella di base faccio un'altra maglia bassa. E poi a fianco nell'altro archetto faccio le 9 maglie alte. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivati a questo punto, arrivati alla fine del giro, una volta fatte le 9 maglie alte, adesso faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ripeto la stessa cosa dall'altra parte. Quindi inizio a fare 9 maglie basse,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi vado nell'archetto a fianco e nella terza catenella di base faccio una maglia bassa. Faccio le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e nella terza catenella di base faccio un'altra maglia bassa. Quindi continuiamo così fino ad arrivare a questo punto. Quindi arrivati alla fine del giro e fatte le 9 maglie alte, faccio le 5 catenelle 1, 2, 3, 4 e 5 e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso iniziamo un altro giro facendo 4 catenelle, cioè 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella di separazione. E dentro sotto ogni maglia alta dobbiamo fare le 9 maglie alte separate sempre da una catenella. Quindi vado a fianco e faccio la seconda maglia alta, una catenella di separazione, vado a fianco e faccio la terza maglia alta, catenella di separazione, vado a fianco e faccio l'altra maglia alta, una catenella di separazione, a fianco un'altra maglia alta e una catenella di separazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, catenella di separazione, 7, 8 e 9. Adesso vado qui e nella terza catenella di base faccio una maglia bassa. Poi continuo sempre sotto le maglie basse sottostante, faccio una maglia bassa e una catenella di separazione. E nell'archetto dove ho solo le catenelle, nella terza catenella faccio una maglia bassa. Quindi continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivati a questo punto, dove abbiamo fatto le 5 catenelle, quindi abbiamo fatto le 9 maglie alte separate da una catenella, quindi ho fatto l'ultima maglia alta, una catenella di separazione e nell'archetto delle 5 catenelle faccio 9 maglie alte sempre separate da una catenella, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Una catenella di separazione. E adesso continuiamo sotto ogni maglia bassa, ogni maglia alta, una maglia alta e una catenella di separazione. Quindi 1, una catenella di separazione, 2, dobbiamo continuare così fino ad arrivare qui dove ci troviamo le altre 5 catenelle e dobbiamo ripetere tutto. Ci vediamo alla fine del giro. Arrivate a questo punto, nelle 5 catenelle faccio le 9 maglie alte separate sempre da una catenella, quindi 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9. Catenella di separazione e chiudo nella terza catenella dove ho iniziato il lavoro. La fascia è finita, ecco come si presenta, molto carina. Quindi puoi mettere diritto contro diritto e la cuciamo. Alla fine poi viene così. Se il tutorial vi è piaciuto, continuate a seguirmi, mettete un like e se volete condividete, mandatemi qualche commento, su qualche consiglio, se mi volete mandare qualche consiglio. Se non vi volete perdere altri tutorial, continuate a seguirmi e ci vediamo nei prossimi tutorial. Ciao e grazie per la visione.